Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli, Gianele su Fast Food Manager. Allora ragazzi, proseguiamo la nostra serie. Allora, io mi sono fatto una giornatina di lavoro off camera guadagnando ben 898 dollarozzi. Quindi vorrei vedere laddove fosse possibile di prendere il frigo, perché con tutta la roba che mi va male è un bel casino, perché effettivamente con la roba che marcisce è un bel problema. Peraltro mi avete detto che quando poi prenderemo la nuova attività e lasceremo qua l'operaio, dovremo comunque noi comprare le cose all'operaio. Di conseguenza col frigo almeno gliene possiamo lasciare un po', fare un po' di scorta e lui le avrà lì. Allora no, qua ci sono i tavoli, ovviamente era l'ultimo, ok. Allora quindi direi di comprare frigo per 400, direi di sì, facciamo il grande frigorifero. Ok, ma io adesso ce l'ho, ce l'ho nell'inventario, che figata. Va bene. Allora, quindi, avendolo nell'inventario, io posso andare a comprare un po' di cose perché ho finito praticamente tutto, quindi devo comprare allora, intanto le ciambellozze ne comprerei compriamone 10, direi assolutamente di sì. Compriamo i croissant e ne compriamo anche qua 10, direi di sì. Spero di poter mettere anche sta roba in frigo, perché francamente non ne ho la più pallida idea. Compriamo magari un paio di latte, sì. Questo che cacchio è? Carne di kebab? No, direi che non mi interessa. La salsiccia direi neanche, perché non c'ho da cucinare sta roba. Allora, il caffè dovrei averlo ancora, acqua ne ho ancora. Panini per hamburger no. Aspetta, a me servi... intanto mi servivano i bicchieri, quindi bastoncini zucchero no, ne dovrei avere ancora. Tazze da caffè direi assolutamente sì. Quindi queste le abbiamo, ok. Mi servivano le aranciate. Le aranciate... aspetta, dov'è che io le avevo prese le aranciate, che mo non mi ricordo. Dove cavolo stavano? Io qua non le vedo. Eccole qua, ok, perfetto, che okay. Poi in realtà è la soda, io vabbè, la chiamo aranciata ma in realtà è soda, e ne prendiamo altre 10. Ok, allora dovremmo avere tutto, cioccolata ne ha ancora una marea, quindi la lasciamo così e torniamo a questo punto al nostro bel chioschetto per andare a installare il frigorifero, sperando che me lo faccia mettere. Io l'ho preso così, ma non ho idea se lo possa effettivamente installare, credo di sì però. Credo assolutamente sì, perché vedete c'ho ancora due ciambelle messe così a cavolo. Sì, assolutamente sì. Fantastico, quindi io lo metterei magari qua. Allora, ma io non so... posso mettere solo... cavolo, è un bel problema, perché posso mettere solo le bibite qua. Ok, non mi fa mettere le altre cose, a meno che io non le possa mettere magari così. No. Ok, perché prendendole praticamente viene fuori il tasto aggiungere, e quindi ok, sì, adesso toglimi sta cosa qua, ok, perché sennò è un gran casino. Facciamo così, allora intanto, non posso ancora aprire l'attività, allora questo mettimelo qua, perfetto, e niente, queste cose però mi rimangono comunque lì, vabbè, cioccolatini ovviamente no, e niente, quindi io pensavo di... poter mettere anche sta roba e invece ma piglio in saccoccia. Vabbè, fa niente, mettiamo solo le bibite e va bene così. Allora adesso lo accendo perché qua devo mettere i cornettozzi, quindi mettiamoli tutti qua, che abbiamo preso 10 cornetti e va bene dai, almeno le bibite stanno al fresco e va bene così. Dai, che cavolo di ore sono? Ma sono appena le 4. Perché sono le 4? Perché mi ha svegliato così presto? Non lo so. Vabbè, intanto andiamo a mettere. Allora, questo è esaurito, ok. Mettiamo sicuramente qua la soda. La metterei almeno a 4. Poi rimettiamo tutte le ciambelle a 5,5. Le sto vendendo perché così abbiamo fatto un bel po' di soldarelli. Mettiamo anche questa a 5,5. Perfetto. E anche i croissant direi assolutamente a... così un po' troppo, magari a 5. Ok, servizio per adesso è ottimo. Il comfort, vabbè, è 2,5 stelline, anche perché non è che effettivamente ho messo chissà che cosa. Va benissimo. Allora, io però, già che ci sono, fatemi vedere un attimo la lista delle cose da fare. Ne avevo ancora una. Aggiungi assortimento. Cioccolatini. Ma quindi io i cioccolatini non li ho? No, perché queste sono le tavolette di cioccolato. Andiamo a prendere i cioccolatini, così facciamo anche l'ultima cosa. E in teoria dovrei poi riuscire a passare anche alla nuova attività. Adesso non so quanto costerà, sinceramente la nuova attività non ne ho veramente la più pallida idea, ma a questo punto io prenderei
i cioccolatini. Non so cosa cambi. Vabbè, senti, io ne prendo magari anche 10 di questi. Prendiamoli. E io i cioccolatini qua non li vedo. Lager pacchetto di birra. Ah no, ok, li ho presi. Ah, erano questi, ok, era la cioccolata praticamente, ok. Niente, era la cioccolata, quindi questa qua. Va bene, ma io non è che posso magari comprare anche la licenza per la birrozza. Birra in bottiglia 25 la settimana, ma otteniamola assolutamente. Energy pacchetto birra. Aspetta, queste sono tutte in bottiglia, sì, quindi in teoria le potrei prendere tutte. Sai che così possiamo anche tranquillamente vendere le birrozze, così almeno siamo a posto. Posso aprire? Oh, grazie mille, perfetto. Allora, quindi aggiungi, ok. Poi le devo aggiungere anche nell'inventario, diciamo nel negozio, delle cose disponibili. Cacchio, l'ho buttata, ok, a posto. Va bene, un attimo, non rompere le balle. Ma le birre dove sono? Allora, inseriamo intanto i cioccolatini, insomma, 4 va bene. Ma io qua non ho le birre, però. Dove me l'avrà messa? Boh, me le chiederanno in automatico? Non ne ho veramente la più pallida idea. Allora, vabbè, il tizio vuole la ciambella rosa e te la do. Poi vuoi un cioccolatino e te lo do. E vuoi una ciambella di queste qua nere e te lo do. Perfetto, il primo è andato. Poi, io ho ancora l'aranciata. Aspetta, l'aranciata adesso ce l'ho qua. Quindi mi dai un'aranciata per... dove sta questo tizio qua? E vuoi una ciambellozza bianca. Toh, piglia. Vai con Dio. Poi, tu mi vuoi un caffettuccio con lo zucchero, va bene. Mentre quell'altro mi vuole due cose di cioccolata. Qua non me le mette, quindi io per adesso... le metto qua, ok, perfetto, questa me la togli e va bene. Allora, toh, pigliati due cose di cioccolata. Mo arrivo col caffè, un attimo, che serviamo prima lui. Ti è, piglia zucchero, toh, bevi, tanto c'è l'Ines. Allora, toh, pigliati questa, poi una ciambellozza rosa e te la do. E le do questa che è già vecchia, quindi, ok, perfetto. Poi, quello mi vuole, no. Questa no, vuole quella rosa e quella scura. Ok, quindi ti do questa. Oh, se me fate passare magari. Allora, questo lo leviamo dalle balle, così ne metto un altro. Perfetto, apri. E mi vuole una ciambellozza rosa. Tiè, ciapa lì e porta qua. Poi, tu vuoi solo questa, te la do subito, così te ne vai. Tu mi vuoi, mo chi sarà dei due? Questo, perfetto. E una ciambellozza nera e to. Ma la birra io la dovrò attivare da qualche parte, ma non so dove. Perché io la licenza della birra ce l'ho adesso, ma... signoria, intanto vai, intanto diamolo anche a lui, così se ne vanno fuori dalle balle. Diamo anche il cornetto al tizio, così se ne vanno fuori dalle balle. Ok, questo lo vuole zuccherato, te piglia zucchero e vai qua, perfetto. Ok, bene, ma io la birra dove stracacchio le metto? Licenze ce l'ho, birra alla spina no, perché tanto la birra alla spina non ce l'ho. Però io qua non ho, oddio, non ho più niente in realtà. Ma non è che magari si è buggato? Perché mi sembra strano che io qua non abbia la birra, a meno che non posso venderla qua nel chioschetto. Però se me l'ha fatta mettere lì, mi suona strano che io non possa venderla. Beh, vabbè, senti, per adesso vendiamo sta roba. Piglia i soldi che qua ho fatto la Torre di Pisa. Signora, se non mi spinge magari che sto... Signora, chiedo scusa. Sto a pigliare i soldi. Topi... ecco appunto, topi di sta ciambella. Allora, quindi, quell'altro mi vuole un'altra ciambellozza rosa. Quindi il tizio vuole questa e mi vuole due lattucci macchiati, quindi tieni, ok. Tanto stiamo facendo un fracco di soldi, per quello i soldi li stiamo anche facendo. Perfetto, allora tu vuoi un caffè con lo zucchero e te lo do, ok. La biondona la vuole questo, vuole una ciambella di queste e vuole una tavoletta di cioccolato, quindi to. Ops, scusi, è caduto, ma è ancora buono. Ok, c'è un po' di formiche, peli e schifezze varie, ma è buono. Sì, ho capito, ma il tizio però, se mi cammina, io non ti posso dare le cose e peraltro le perdo, non so dove le va a mettere. Vabbè, perfetto. L'ultimo cornetto, quindi anche il cornetto togliamolo subito dalle cose, perché sennò
mi rompono le balle che me lo chiedono. Ok, per chi era sto latte macchiato? Ah, per il tizio questo. Allora, questo con latte macchiato, tottene qua anche a na. Togliamo quindi le ciambelle bianche, sono esaurite anche queste, mi spiace per voi. Perché questo è così triste? Che ce la faccio così triste? Top, piglia la soda. Top, piglia la soda. Oh, è bello contento adesso. Allora, un cioccolatino alla viola qua di capelli. E sì, se non prendo il bicchiere magari riesco anche a versare dentro il caffè. Perfetto, poi quell'altra vuole altri due cioccolatini, la sciura qua. Prego, uno e uno, due. Ok, la tizia bionda lo voleva... Sì, bionda, viola, che cavolo dico bionda. No, lo voleva zuccherato e quell'altra invece lo vuole amaro. Perfetto, perfetto. To che do intanto il cioccolatino a te. Allora, questa lo vuole amaro e quindi la mettiamo qua. Perfetto, poliziotto vuole due latti di questi qua e la soda. La soda l'abbiamo finita, quindi la dobbiamo assolutamente togliere subito. Abbiamo esaurito tutto praticamente, ragazzi. Ok, dove è andata la poliziotta? Dove ca... Scusi, il caffè... Ah, ma è vuoto? No, si rovescia, veramente. Ma dove è andata? Ma dove è andata la poliziotta? Vabbè, niente, facciamo l'ultimo perché tanto non... Niente, quella lì si è andata chissà dove. Allora, diamo un cioccolatino a quest'altro e gli diamo a lui due latte macchiati con lo zucchero, perché tanto quella lì abbiamo capito che non la rivedremo mai più nella vita. Sì, ma tanto adesso si è buggata, quindi comunque non riusciamo a darle nulla, per cui va bene così, serviamo quell'altro e via, perché sennò, ok. Allora, tre cioccolatine a questa, ti è uno, due e tre, ok. Ah, cioccolatini ne ho ancora qua sotto, una quantità... esagerata. Cosa che volevo leva con lo zucchero? Sì, perfetto. Dov'è? Ah, qua. Perfetto, te lo do. Ok, quelli con la soda, niente. Va bene, vediamo un attimino che ore sono. Beh, dovrebbe essere chiuso, credo. Credo sia chiuso ormai il locale, perché è abbastanza tarduccio. Sono praticamente 10 di sera. Cacchio, ma mi erano rimaste le ciambelle. Ma io sono un pirla, l'avevo qua sotto. C'avevo tre ciambelle sotto, non me ne ero mica accorto. Ma mannaggia la miseria. Mannaggia miseria, qua soda non ho più. Sì, ma io devo capire sinceramente come faccio a come si dice, come faccio a vendere la birra, perché io non lo so come faccio a vendere la birra. Scusa, non ne ho la più pallida idea. Mo la licenza ce l'ho. Ok, qua abbiamo comunque finito la giornata lavorativa e va bene. Vabbè, qua lasciamo le tre scatole di cioccolatini, che direi va assolutamente bene. Niente, qua mi lascio le ciambelle, me le piazzo già così, almeno me le ricordo per la giornata successiva e siamo a posto. Allora, come lista di cose da fare, qua le abbiamo fatte tutte, quindi dobbiamo acquistare la bancarella di hot dog. La potrei anche già comprare, ragazzi. È solo che rimango... Aspetta, adesso quanto abbiamo? Aspetta, no, vabbè, dai, abbiamo 625. 625, no, allora facciamo una cosa, giusto per sicurezza, perché adesso ho speso tanto perché avevo il frigo. Facciamo una cosa, nel prossimo episodio andiamo a comprare la nuova bancarella. Io magari, se riesco, mi faccio un'altra giornatina off camera, tanto per diciamo riuscire a guadagnare ancora qualche soldino e prendere la bancarella di hot dog, perché poi oltre alla bancarella dovremo prendere tutto il materiale, insomma, fa panini e queste cose qua. Di conseguenza non mi conviene restare troppo tirato con i soldi, sennò poi la bancarella, ma non ho nulla da vendere, quindi io aspetterei sinceramente di fare qualche soldo in più. Però oggi abbiamo già visto comunque l'arrivo del frigo, almeno per le bibite il nostro operaio sarà pronto, e poi vediamo cosa mi direte sul discorso birre, perché sinceramente la licenza l'ho comprata ma nessuno me l'ha ordinata, e qua sulla mia attività non mi fa aggiungere le birre, quindi sinceramente non lo so. Magari le birre in realtà non le posso vendere qua, magari le posso vendere con gli hot dog, cosa molto probabile, però vabbè, comunque nel caso ce l'abbiamo già, le abbiamo anche già comprate, quindi siamo a posto così. Quindi ragazzi, io direi che posso concludere qua questo nuovo episodio dedicato a Fast Food Manager. Mi raccomando, come sempre, lasciate un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale. Se non siete iscritti, iscrivetevi anche al mio canale Twitch, lo trovate sotto in descrizione, per non perdervi nessuna delle mie prossime live. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao belli!